Allora, noi stiamo ancora producendo perché abbiamo ordini da svariate zone del globo, fortunatamente, e quindi cerchiamo di assecondare, di dare servizio ai nostri clienti finché possiamo, con mille difficoltà, perché come puoi immaginare abbiamo problemi con il personale che dà qualche defezione, giustamente, insomma, poi anche noi dobbiamo cercare di far di tutto per assicurare la gestione del rischio, ecco, per quanto riguarda appunto i cont possibili contagi, e con un sistema logistico che può implodere da un momento all'altro, sia in che out, perché abbiamo difficoltà a farci arrivare materie prime, a far uscire il prodotto finito, quindi tutto il giorno litighiamo, traffichiamo, siamo qui che dobbiamo gestire un equilibrio che diventa quasi impossibile, però insomma. Posso immaginare, però dobbiamo andare avanti, anzi, cioè Assolutamente. siamo chiamati ad andare avanti. Allora, Alberto, Io ti sento pianissimo, ti sento mi molto. senti? Aspetta che provo ad alzare al Aspetta. massimo il mio volume. Io sono al massimo, io Ah, ok, sono al va massimo. Ok, mi senti meglio adesso? bene. Magari giro un po' Un per po' meglio. un po' meglio. Ok. Allora, Alberto, intanto benvenuto a Retro Etichetta, il backstage del produttore del vino. Noi vogliamo sapere molto su di voi e anche di vino, ecco, questo è un po' il sentire, no? Perché vogliamo conoscere le etichette tramite chi siete voi, la vostra anima, anche le vostre passioni, la vostra quotidianità, no? Tutto quello che si nasconde un po' dietro, al di là della bottiglia sulla bottiglia. Certo. Iniziamo subito a presentati e dici chi sei, il nome della tua azienda e dove si trova. Benissimo, io sono Alberto Medici, diciamo che sono rappresento la quarta generazione di una famiglia che da 130 anni produce vino, in particolare Lambrusco, perché noi ci troviamo a Reggio Emilia, nella zona dell'Ambrusco Reggiano DOC, ecco, e quindi la nostra vocazione da 130 anni è quella di cercare di produrre un buon Lambrusco, ecco. La mia Bene. famiglia poi adesso ha introdotto la quinta generazione, che è mio figlio, e quindi siamo alla quinta generazione oggi, ecco. Infatti, che l'ho conosciuto insieme a te nell'ultima edizione di Enologica, se non sbaglio, Esatto, a Bologna, infatti. bravo. Ascolta, Alberto, allora, Alessandro. Alessandro, ecco, grazie, me l'hai ricordato. Allora, Alberto, tu sai che un'altra particolarità di Retroetichetta è quella che siete voi produttori a nominare altri produttori, no? Quindi creiamo questa connection che va da una parte all'altra dell'Italia e per svariati motivi, che tu ce lo svelerai dopo. Era per dirti che, come tu ben sai, tu sei stato nominato da Andrea Sartori, dell'azienda Sartori. E la motivazione che ha dato sono state due, per la verità. Allora, una ha detto che tu sei uno dei pochi gentleman del mondo del vino e dei pochi gentleman rimasti. E io ho detto: guarda, non posso che essere d'accordo perché vi state estinguendo, cioè proprio le donne in generale questo lo dicono. E secondo, perché dice che il tuo gnocco fritto è qualcosa che non ha eguali. Quindi la tua è una ricetta di famiglia? Sì, dire che il mio gnocco fritto mi lanterei un credito che sarebbe ingiusto nei confronti di mia madre, che lo fa in un modo veramente sublime di vino, e per cui ogni tanto siamo soliti a fare queste serate che si diradano sempre di più perché abbiamo sempre più impegni, però quando riusciamo facciamo queste, diciamo, reunion tra amici produttori, e Andrea è uno di questi, un grande amico da lunghissima data, da lunghissimo tempo. E il gnocco fritto è uno dei piatti forti, ecco, assieme a culatello, paste fresche ripiene. Insomma, l'Emilia è un pozzo senza fondo per queste eccellenze, per cui insomma, peschiamo bene qua, ecco. Io sono innamorata dell'Emilia e della Romagna, di tutti e due. Sono proprio innamorata di quella zona dell'Italia lì. Per me è Lo una so, zona lo che so.
ogni volta che vengo, anche che vado in vacanza, ho molti amici, per me è proprio rilassarsi, buona compagnia, buon bere, buon cibo, c'è tutto, guarda, un po' come in tutta Italia, però voi siete un grande concentrato di tutto questo, questo va riconosciuto, va detto. Senti, nel mondo, no, il vostro essere emiliani, al di là di essere italiani, si percepisce o è un po' più difficile? Ma allora, diciamo che la nostra azienda ha fatto un grosso lavoro per cercare di diffondere l'emilianità, insomma siamo diventati un po' degli ambasciatori negli anni, nei decenni, ecco, e cercando di portare in giro non tanto il nostro vino, ma tutto quello che gli sta intorno, la nostra terra, le nostre tradizioni e soprattutto la nostra cucina. E non è semplice, devo dire, altre regioni in Italia hanno un vantaggio competitivo rispetto a noi notevole, però quando inizi a presentare poi i prodotti che questa regione offre, ce n'è per pochi, insomma, ecco, diciamo che abbiamo dei grossi vantaggi e questo pian pianino ce lo stanno riconoscendo in molti, grazie a Dio. Ecco, Bene. Senti Alberto, una cosa che ci fa anche andare molto avanti nel nostro lavoro, nella quotidianità, che speriamo tutti che riprenda il prima possibile, ma poi insomma anche questo tema io vedrò un secondo insieme a te. La cosa che a me fa andare avanti anche nelle giornate che sembrano infinite è coltivare determinate passioni. Tu Alberto che passioni hai? Cioè, hai delle passioni particolari? Ma allora, ne ho diverse che non riesco a esercitare sempre perché il lavoro mi chiama un po' troppo spesso, mi richiama un po' troppo spesso, per cui nei pochi ritagli di tempo che ho, le mie passioni sono il cibo, direi innanzitutto, ecco, più che cucinare mi piace molto gustarlo, degustarlo e mangiarlo, ecco, sono un grande frequentatore di ristoranti e di cucine. Da sempre questo, e ho contagiato anche mio figlio in questo, che è diventato ancora peggio di me, ahimè. Lui però è anche bravo a cucinare. Ecco, vede. Queste nuove generazioni sono forti. Una cosa che sto riscontrando facendo queste interviste è che molti produttori di vino che magari sono a casa da soli in questo periodo si stanno rendendo conto quanto siano incapaci a cucinare, perché di fatto non l'hanno fatto quasi mai, siete sempre in giro per i ristoranti e in questo momento stanno fra tutorial, cibo precotto, cose surgelate, e quindi si stanno cercando di fare, ma è un problema, infatti è vero, ammetto anch'io che questa è proprio la mia classica situazione. Io sono stato viziato dalla mamma che non mi lasciava neanche toccare un pentolino in casa, quindi sono totalmente incapace in cucina. Poi il mio lavoro è stato quello di fare un po' il brand ambassador dell'azienda, perché avevo mio papà che si occupava della parte tecnico-produttiva, io mi sono sempre occupato della parte commerciale, quindi rappresentavo la facciata dell'azienda, e quindi quella di andare poi a promuovere nei locali, nei ristoranti il nostro vino. Quindi mi dicevi diverse passioni, una è questa della cucina, ma soprattutto del mangiare bene. Altre passioni? Lo sport. Ero un appassionato di tennis finché il tempo e la salute me l'ha concesso. Poi adesso, quando posso, corro, faccio un po' di corso, un po' di jogging. E altre passioni, non so, insomma, la lettura di libri. Senti, ma chi è il tuo tennista preferito? C'era uno stile al quale tu in qualche modo ti medesimavi? Beh, Federer è sicuramente su tutti, diciamo, il tennista che adoro di più, ecco. Sei andato mai a vedere qualche grande slam in giro per il mondo, visto che viaggi tanto? Ahimè no. Ahimè no, questa è una grande lacuna, lo riconosco. Una cosa che questo mi manca. Dovresti mettere insieme, no? Vedere quando ci sono. E devo fare in fretta perché Roger Federer non avrà molti tornei ancora di fronte, per cui. Anche se sembra, cioè, che dalla energia è infinita. Però insomma, secondo me, insomma, alla fine per tutti gli sportivi arriva una data. Io ricordo che quando avevo 19 anni ed ero in Inghilterra a studiare inglese,
studio inglese da una vita, Alberto, e lo parlo veramente in una maniera proprio terrificante. Non forse è vero. No, è vero, perché io mi sono sempre cullata col fatto che sono madrelingua spagnola, essendo nata e cresciuta in Sud America, quindi sai, lo spagnolo lo parlo anche in Cina, quando vado in Cina c'è il cinese che mi capisce quando parlo spagnolo, quindi mi sono sempre molto seduta, però ho fatto tanti corsi in giro per il mondo. Quell'anno lì, io ero a Brighton e iniziava Wimbledon e andai a vedere... una giornata, partì da sola, mi comprai sto biglietto, andai là e vidi sia Becker che sia Chang, il giovanissimo Chang, ed è stata un'esperienza che io appunto memorabile. Seguivo moltissimo il tennis, non lo praticavo perché io non ci vedo molto bene, avevo proprio difficoltà a trovare la pallina che mi arrivava addosso. Assolutamente sì. Ascolta, tu andando in giro così tanto per il mondo, ci sono tre ristoranti, tre in giro, beccali dove vuoi, che ci vuoi dire perché ti piacciono particolarmente e che ci consigli di andare nei prossimi viaggi che insomma intraprenderemo? Buona domanda, come i tre film preferiti è questa. Dai, così di pancia, tipo se ti dico, se ti dico nella tua in Italia, un posto in Italia dove quando tu vai perché lì fanno qualcosa di particolare, quale potrebbe essere? Io in Italia sto sempre bene quando vado in tre posti, Roscioli, Giusti a Modena e all'Enoteca del Centro a Serralunga. A Serralunga, Roscioli, per chi non lo sapesse, a Roma. E quindi insomma questi sono i tuoi tre must italiani, sì, che già ci hai dato, perché iniziano a chiederci quando voi parlate di ristorante eccetera quali sono i posti, no? che ci potete consigliare. Tu ci hai detto, di solito chiediamo sempre al produttore una città che a voi è cara, sia dal punto di vista del lavoro, ma anche dal punto di vista della piacevolezza. E devo dire che il 95% di voi dice New York, infatti credo che il prossimo appuntamento di Retroetichetta sarà tutto un focus completamente su New York, perché vi piace particolarmente questa città. Ma tu hai detto una città meravigliosa, tu hai detto Tokyo, quindi parlaci di Tokyo, sia dal punto di vista lavorativo, ma anche della scoperta, no? Io sono molto attratta dall'Asia e dalla cultura asiatica, soprattutto giapponese, coreana, del tutto il sud-est asiatico. Quindi parlaci un po' anche del nostro vino italiano, che so che lì è molto apprezzato. Sì, io ho cominciato ad andare in Giappone, a Tokyo in particolare, nel 2000, primissimo anno. E poi di lì ho iniziato a instaurare rapporti, e rapporti commerciali ovviamente, con dei partner che sono riusciti col tempo a farmi aprire un mercato molto interessante. E di qui poi ho intensificato rapporti con persone, con venditori, con ristoratori, con opinion leader, con giornalisti. Sono un po' entrato in una famiglia appunto del nostro settore che ogni volta che vado là, insomma, mi accolgono con tutti gli onori e veramente con grande piacere. E devo dire che col tempo siamo riusciti a trasferire un po' quella che è la nostra cultura produttiva, la cultura della nostra terra, ed è molto apprezzata, ecco, in quei posti. Ho fatto decine, se non centinaia di serate, di winemaker dinner, in tantissimi locali, in tantissimi posti, e ho avuto difficoltà a entrare nella loro mentalità, nella loro cultura, che è una cultura molto particolare, ma poi pian pianino, quando tu riesci ad entrare, secondo me, e riesci a coglierne le varie sfaccettature, diventa una cultura molto affascinante, ecco. E Tokyo è una città molto, molto composita, molto variegata, come tutte insomma le grandi metropoli, però può essere anche molto accogliente e molto gradevole, ecco, da vivere.
Senti, qual è la cosa che, non so, nel loro modo di essere, no? Le cose che ti meravigliavano di più, che ti stupivano, che vedevi che erano proprio completamente diverse dalla nostra tradizione, dal nostro modo di fare? Beh, tantissimi. Innanzitutto situazioni comportamentali, le loro espressioni che sono quasi impossibili da leggere inizialmente, no? Tu magari tu pensi che ci sia un diniego, no? a qualche cosa che tu dici, a qualche cosa che tu fai, quando non è assolutamente vero. Poi pian pianino entri nel loro mood, nella loro mentalità, e capisci invece che molte volte e soprattutto, no, una forma di chiusura a loro, no, di timidezza, difficoltà nell'esprimere le loro idee, e quindi sono tutte cose che tu acquisisci nel tempo, ma insomma ci sono centinaia e centinaia di aneddoti. Ma vorrei corrispondere alla tua domanda dei ristoranti, adesso che ho cominciato. Vai, bravo, lo sapevo che ci avresti pensato. Ma prima di quello volevo chiudere con questa cosa. Tipo anche il semplice fatto che noi diamo la mano, no? E quindi che loro, cioè, si trovino forse in difficoltà nel dare la mano, è una cosa che è stata un po' superata poi negli anni. Diciamo che a un certo punto lo fanno per una questione di cortesia, per venirti incontro, ma loro, diciamo, come primo approccio, per loro l'inchino è, diciamo, la forma, certo, di saluto principe, e oggi forse, certo, si rivela in questa circostanza, in quella che stiamo vivendo, diciamo, la forma perfetta di saluto, visto che non, guarda, ci si può toccare, non ci si può abbracciare, non ci si può baciare, quindi... Ci pensavo proprio l'altra sera, perché io sono una fanatica sono sempre stata una fanatica prima di tutti quelli che sono i comics, diciamo così, orientali, e da lì sono passata poi a tutto quella che è la serie dei manga, a tutta quella che sia sulle riviste, che poi alcuni sono diventati cartoni, film, certo, eccetera, e adesso tutta una serie sia da registi, diciamo, di grandi film giapponesi, coreani soprattutto, ma delle serie coreane. Molti miei amici mi prendono in giro, ma ieri sera facevo proprio questa riflessione guardando i protagonisti all'interno di questa serie che sto seguendo su Netflix, e ho pensato: noi usciti da questo periodo saremo molto più simili a loro a livello comportamentale. E quindi, insomma, anch'io ho pensato questa cosa. Andiamo ai ristoranti. Cosa hai pensato di consigliarci andando in giro per il mondo? Allora, visto che parlavi di New York, pensavo a Marea, uh-huh, che è di fronte a Central Park, un posto meraviglioso dove si mangia pesce a livelli altissimi. Italiano, immagino, dal nome? È parte di una catena americana, però di ispirazione fortemente italiana. Okay. Lo chef si è ispirato a Morini di Imola, quindi tra l'altro ha un ristorante nella sua catena che si chiama Osteria Morini. Però Marea direi che è un po' il faro di questo gruppo. Si mangia veramente molto molto bene, al di là che è un ristorante bellissimo anche come scenografia. E poi pensavo a un ristorante abbastanza nuovo che sta avendo un successo incredibile a Londra, che si chiama Hyde, che è una carta, ha una carta dei vini pazzesca, perché si appoggia come forniture dei vini a Hedonism, che è una delle enoteche più belle al mondo, e quindi è della stessa proprietà, e quindi just in time puoi ordinare qualsiasi vino che esiste nella enoteca di Hedonism. Ci piace. E poi terzo, visto che dobbiamo dire qualche cosa di Tokyo, anche perché insomma è una delle città dove io vado più volentieri, un piccolissimo ristorante molto semplice, ma dove si mangia ad un livello incredibile, nel vecchio mercato del pesce di Tokyo, che si chiama Tamatomi. Tamatomi? Sì, così come lo dico, ecco, è scritto. Ok. Vabbè. Ascolta, e lì cos'è la cosa che, immagino, materia prima pazzesca, ma cos'è che quando vai ordini sempre? Allora, da Tamatomi tu in realtà non ordini, ti portano loro un set menu che... Meglio. A parte che è un ristorante per massimo 7-8 persone che mangiano al banco,
quindi di quelli piccolissimi giapponesi, e lo chef, che è anche quello che taglia il pesce, ti suggerisce quelle che sono le specialità del giorno, e prevalentemente è pesce prevalentemente crudo, ma ovviamente è anche roba cotta, ecco, cucinata, però insomma nel tipico stile giapponese. Guarda, mi hai fatto già venire voglia, mi ha fatto già venire voglia di poter prendere un aereo. Appena tutto ciò sarà possibile, io me la vado a rivedere questa puntata e mi segno tutto. Ascolta, Alberto, tu sei uno di quei produttori che ama, appunto, ti piace cucinare, quindi ricevere persone, andare a casa di amici. Sei uno di quelli che tende ad aprire sempre le sue bottiglie, o ti piace anche scoprire e aprire bottiglie di altri? Mi piace spesso aprire anche le bottiglie degli altri, ecco, per cui insomma è sempre una sorta di, tra virgolette, di contaminazione positiva quella di poter assaggiare anche altre cose, per cui è un esercizio che mi piace fare spesso, ecco questo. Che ripeti, tipo stasera che siamo a casa, c'è una bottiglia in particolare di qualche altra azienda che aprirai, ce la fai vedere? Avvicinala un po' alla telecamera, che non la vediamo, raccontacela. È un Barolo Brunante di Rinaldi, di Giuseppe Rinaldi. Di che anno? È del 2014, che in realtà è un'annata che è stata un po' bistrattata dalla critica, che però secondo me è meglio di quello che molti dicono. Che poteva sembrare. Guarda, secondo me hai ragione, nel senso che è un'annata che alla lunga invece, come dire, non è così da stroncare. Inizialmente è stata veramente stroncata questa annata, soprattutto dai giornalisti, insomma dai critici. Ma i stessi produttori, insomma, giustamente dicevano, non è stata un'annata al top. Però devo dire che con il tempo invece sta regalando quest'annata qualcosa di molto interessante. Avremo delle sorprese molto positive, secondo me, da un'annata come questa. Chiaramente sono vini più sottili, magari più... Assolutamente. Più austeri, perché è un'annata fredda, ma... Tutto sommato, secondo me, è un'annata che darà nella lunga distanza, come dici tu, grandissime soddisfazioni. Sì, sicuramente. Cioè, ci farà apprezzare anche e valutare l'unicità del Nebbiolo, anche, come dire, in un momento di un'annata così difficile. Quindi è questa, secondo me, la cosa molto interessante. Assolutamente. Invece, dimmi una cosa. Secondo te, chi è il consumatore del tuo vino, cioè della tua produzione? Cioè, molti hanno risposto, è un matto chi beve il mio vino, altri hanno detto è uno che ha un'anima rock and roll, il tuo amico Andrea ha detto mi piace che sia una persona che abbia un grande senso estetico, perché mi piace pensare che i miei vini siano eleganti. Quindi ognuno ha detto qualcosa, un altro ha detto io sono un grande sportivo, quindi immagino che i miei vini siano dinamici. Tu invece, Alberto, come te lo immagini il tuo consumatore? Come dovrebbe essere per apprezzare i tuoi vini? Io lo vedo come un consumatore molto normale, una persona... Oh. Ritiriamola fuori! Anche per allargare il cerchio dei consumatori, dei potenziali acquirenti, ecco, per allargare la platea. Guarda, no, però ritiriamole fuori queste parole. Io conosciuto da professionisti a sportivi che bevono il nostro vino, anche qualche star del diciamo qualche personaggio importante, ecco, pubblico. Tipo ce n'è uno che possiamo dire, qual è il tuo vino è particolarmente piaciuto, che conosciamo tutti? Guarda, Mara Venier era una che lo comprava molto spesso, ecco, il nostro Lambrusco di un'antica di Roma, quindi... La nostra Mara nazionale, che, oh, vedi? Sempre che non abbia cambiato gusti adesso, ma una volta lo comprava, ecco. Una volta, quindi insomma è una che apprezza e che consuma, quindi una persona normale, di fatto un gaudente, no? Cioè quando voi dite una persona normale, una persona che gli piace comunque anche godere delle cose semplici ma fatte bene, e magari, come dire, cioè trovare la piacevolezza nel finire una bottiglia. E questo è un po' il senso che tu volevi dire con normale? Sì, allora sicuramente il Lambrusco, una delle caratteristiche più importanti del Lambrusco è la sua grande piacevolezza.
Il Lambrusco non è un vino, secondo me, che si degusta, ma un vino che si beve. Perché assolutamente. È un vino dal facile approccio, un vino no, che invita alla beva proprio per la sua, il suo impatto facile, semplice, e soprattutto anche per la sua versatilità al cibo, per cui uno che gusta la cucina, e soprattutto certo tipo di cucina, con l'Ambrusco può sicuramente averne grande giovamento. Ecco. Senti, chi inizia a conoscere la tua realtà, la tua azienda, c'è una bottiglia in particolare con la quale secondo te devi iniziare? Tu hai, hai portato oggi una bottiglia di cui vuoi parlarci? Ma allora, è uno dei progetti che ho concepito io quando stavo iniziando a compiere i primi passi in azienda, e mi ha accompagnato mio papà in questo, ovviamente, in questo percorso, ed è questo vino, è l'Ambrusco Concerto, che poi è un... Che conosco. È un prodotto che, diciamo, ha segnato un po' la storia dell'Ambrusco, perché è quello che l'ha un po' riabilitato in Italia e nel mondo, ecco. Ma al di là, diciamo, dell'etichetta in sé per sé, è il concetto che sta dietro questo vino, perché abbiamo creato, forse per la prima volta nelle nostre zone, un cru di Lambrusco millesimato inizialmente, che poi ha fatto storia. Quindi siamo riusciti a legare questo vino al territorio in senso stretto, come mai prima si era fatto, insomma, ecco, legandolo al vigneto in sé per sé, ecco, per cui di lì è nata la storia di questo prodotto. E io ho preso questa bottiglia in particolare, che è quella che abbiamo in vendita in questo momento, la 2018, l'annata 2018, perché rappresenta il 25esimo anniversario, la 25esima vendemmia di Lambrusco Concerto, e quindi rappresenta uno step e un traguardo importante, ecco, per me e per la nostra azienda, perché poi è un po' il vino bandiera, ecco, per la nostra azienda. Diciamo che col tuo gnocco fritto questa etichetta ci sta benissimo, è quella che tu apri di solito, col gnocco fritto che tu fai. O ricordo la pubblicità, ti piace vincere facile, qui insomma ci siamo tutti. Vabbè, guarda, tu pensa che mi sto organizzando in questi giorni, non solo perché basta fare le foto sul cibo, ormai in questi giorni io a casa mia siamo diventati tutti dei panificatori, dei pizzaioli, perché non c'è mai usata tanta farina come in questo periodo a casa mia, e allora abbiamo deciso con un altro produttore di vino, Emiliano, che facciamo una Skype call con un loro amico romagnolo che ci fa vedere come si fa la piada. Quindi ognuno di noi ha comprato gli ingredienti e facciamo questa grande lezione. Quindi a questo punto, quando vorrai, facciamo anche a te questa cosa e tu ci insegni a fare lo gnocco fritto. Poi, insomma, se hai dei segreti, quelli te li tiri per te, però intanto ci fai vedere come si fa. Ascolta, c'è qualcosa in questo pianeta vino dal punto di vista della comunicazione, della distribuzione, poi decidi tu bene cosa, che ti piacerebbe cambiasse per farne parlare meglio di più e che arrivasse di più a un consumatore? C'è qualcosa che secondo te può essere fatta? Beh, sicuramente da sempre molti lamentano un approccio un po' troppo formale del vino e dei produttori verso il consumatore. C'è sempre questa forma di difficoltà ad avvicinare una bottiglia da parte di tanti consumatori, perché magari non sanno utilizzare le terminologie giuste. Ecco, noi dovremmo un attimino semplificare questo linguaggio. Vedo che ci sono tanti tuoi colleghi che stanno cominciando a proporre dei libri, a scriverne di queste cose, a parlarne. Tu sei anche, tra l'altro, un testimone di questa cosa. Per cui, secondo me, questo non farebbe altro che aprire tanta gente al consumo, e anche a bottiglie importanti, perché molti sono quasi intimoriti, ecco, da ordinare, o da, sì. Perché
diciamo, abbiamo costruito questa sorta di, no, di barriera che... Sì, è molto ghettizzato. Certo. Quindi chi è al di fuori fa comunque tanta difficoltà. Però io ti posso assicurare che intanto quando ho iniziato io a fare questo tipo di comunicazione, a lanciare un hashtag che è Vino Pop, io non sono stata bene accolta, cioè nel senso, e ti parlo comunque ormai di tanti anni fa. Ricorreva il 1999 con il primo modo di parlare del vino in televisione in maniera molto easy, molto semplice. Per me la TV è stata una grande scuola di vita, perché anch'io vengo dalla formazione dell'Associazione Italiana Sommelier, quindi molto più tecnica, no? Che ci sta se ti rivolge a un certo tipo di pubblico. Nel momento in cui ti rivolge a un consumatore devi fare tesoro di questo, cioè di tutte le tue nozioni, ma renderlo e semplificarle. E mi ricordo, guarda, ancora la prima puntata alla Polvere del Cuoco, in cui dopo, e poi ci sono stata dentro 9 anni, quindi insomma non pochi, che finita la puntata, quindi finito il mio momento, l'abbinamento, eccetera, mi chiamarono gli autori dopo per la riunione. E te lo dico in romanesco, perché appunto si tenevano a Roma, per me è pazzesco, cioè se te lo dico in italiano non rende l'idea. No, e praticamente il capo degli autori mi disse: allora, non se siamo capiti, se tu vuoi rimanere qua, a me sti termini me li devi tradurre, se no te vai a fare i testing a casa tua. Quindi, e questo è stato il succo, no? Ed è stata una sfida di fatto, perché anche per me, cioè 20 anni fa, questa roba è stata una grande sfida, no? Perché io ero una molto più su quelli che erano proprio i concetti, le terminologie, la storia, no? E quindi ho detto, no, hanno ragione, dobbiamo diffonderlo in maniera diversa. E loro me lo dissero chiaro e tondo: se tu riesci a tradurre tutto questo mondo in parole molto semplici, no? E a cercare di catturare la curiosità, l'attenzione, tu hai vinto e noi abbiamo vinto, perché questo è un format inglese che non prevedeva la figura, diciamo, dell'esperto di vino, ma l'Italia, pensa, l'Italia e il Giappone sono stati i primi paesi a mettere dentro la figura del sommelier, cioè all'interno di questo programma inglese, che in italiano è tradotto come La Prova del Cuoco. Quindi con me sfondi una porta aperta e fortunatamente... Ma scusa, già un'intervista come questa, sì. una chiacchierata come questa, già rompe gli schemi, perché io obiettivamente ne faccio tante, ma... È una delle poche senza il bicchiere in mano, ingessato, qua con la bottiglia, a parlare, usare tutti questi termini che solitamente utilizziamo noi. Oggi abbiamo parlato sicuramente di vino, ma abbiamo parlato anche di altro, e credo che a un consumatore medio questo possa essere più interessante. No, assolutamente, guarda, l'idea di questo piccolo format è proprio quella di far interessare il consumatore a questa chiacchierata, che oggi ha conosciuto Alberto, e ha conosciuto chi sei, e io, se fossi uno appunto curioso, che chi se la va a vedere, sicuramente uno appassionato, amante del mondo del vino, io adesso il tuo Lambrusco me lo vado a cercare, ok? Perché ci deve essere un'empatia, no? Cioè io voglio questa, che accada questo. Quindi nel mio piccolo stiamo cercando, in un momento in cui anche facile, perché vi ho tutti a casa, perché sarebbe stato impensabile in tempi diversi chiedere mezz'ora e più del vostro tempo, no? Però vorrei che tutto questo continuasse. Devo dire che da parte vostra c'è un feed molto molto positivo, quindi questo già mi fa piacere. Ascolta, Alberto, tu che vai sempre in giro, c'è un'app sul tuo telefonino che per te è importante, sia dal punto di vista del lavoro, ma anche del tempo libero? Un'app, allora, siccome io ascolto parecchio la musica quando vado in giro, mi sono scaricato un'app che si chiama Shazam, con la quale adesso te la faccio vedere, questa qua. So sì, riconosci i brani che ascolti e magari li scarico, è la prima che... La uso, ta-
La uso tanto anch'io. Ad esempio, il tuo amico Sartori ce ne ha dette tantissime sulla fotografia, però lui sai, ha questa lui grande è un passione. Appassionato, quasi un malato di fotografia, ecco. Sì. Infatti il suo profilo Instagram è praticamente sono tutte le sue foto. Cosa farai, Alberto, appena finita questa quarantena? Qual è la prima cosa che farai uscito da questa bolla di isolamento? Ma sicuramente una rimpatriata con amici e una cena insieme a tanta altra gente, perché abbiamo bisogno di stare insieme, secondo me. Ecco, ci manca molto il contatto e manca molto il fatto di poter condividere le nostre cose, le nostre abitudini con altre persone, ecco. Questa ovviamente, questo morbo ci distanzia molto e quindi è una delle misure per combatterlo, quindi credo che sia proprio quello, ecco, una bella rimpatriata sì. Con amici, fare una bella bevuta, una bella mangiata insieme. La baracca, come si dice qua da noi, ecco. Ecco. Senti, ma è difficile lo stare chiusi dentro casa? Cioè, per uno che va sempre in giro come te, lo stai trovando difficoltoso? È una dimensione completamente nuova, perché ovviamente siamo abituati a salire da un aereo all'altro, però devo dire che lavorando comunque non sono tra quelli che sono chiusi, blindati in casa, ecco, per cui non la vivo così come tanti altri che sono veramente chiusi in casa, e lì diventa molto difficile. Se guarda, come me a Milano. Prego? Come noi a Milano siamo veramente blindati, rispettando, la città è spettrale. Però è giusto così, visto tutto quello che sta accadendo in Italia, ma soprattutto in Lombardia. Certo. Alberto, allora, noi siamo quasi alla fine, cioè siamo purtroppo alla fine, io avrei un sacco di altre cose da chiederti, ma come abbiamo anticipato, praticamente introduci il prossimo produttore, quindi ci devi dire chi è e perché lo hai nominato. Allora, io ho pensato, diciamo, ne avrei potuti dire tanti, perché ho veramente tanti amici in questo mondo. Ne dico uno in particolare, che è Sergio Zingarelli, il titolare di Rocca delle Macie, ex presidente del consorzio del Chianti Classico, tra l'altro, per cui insomma una persona importante per la sua zona. E il motivo per cui lo cito è perché abbiamo condiviso tantissimi viaggi all'estero insieme, abbiamo diversi clienti in comune, fatto tante serate, tante presentazioni, lui con i suoi Chianti, io con il mio Lambrusco, e poi dopo ho avuto la fortuna, occasione di passare diverse giornate nella sua splendida tenuta di Fizzano, nel cuore del Chianti Classico, dove ha un relè e un ristorante molto di livello molto buono. E qui insomma diciamo che ci siamo divertiti con amici, con clienti, per cui lo cito molto volentieri, ecco. Bene, allora Alberto, guarda, grazie mille, e mi piacerebbe salutarmi con te in giapponese. Com'è la saluto giapponese? Sayonara. Sayonara. Come? Sayonara. Sayonara. Sayonara, Alberto, sayonara. È stato un grandissimo piacere. E se non mi chiami la prossima volta che fai il gnocco fritto, guarda, ti vengo a cercare, perché ormai sono troppo curiosa. Volentieri, insieme a tanti altri amici emiliani, che Emiliano Romagnoli, che condividiamo insieme. Va bene, scusami, l'ultima cosa, noi lasceremo qui alla fine della nostra trasmissione qua tutti i tuoi contatti, dal sito Facebook, Instagram, e quindi potremo conoscere ancora meglio, vedere tutta la tua produzione e tutto quello che fate. Sayonara, Alberto, sayonara. Ciao. 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 Grazie Alberto, grazie mille. Grazie a te, cara. Simpaticissimo. Tu sei stata simpaticissima veramente, come sempre. Grazie mille davvero. A presto. Ti aspetto a Reggio Emilia. Va bene, ciao. Verrò. Ciao. Ciao, cara.